Buongiorno, io sono l'ingegnere Agnese Ronchetti di EXA Engineering, siamo una società di impiantistica e ci occupiamo di energetica. Ho lavorato insieme all'architetto Zelmira Corradini per la realizzazione di un fabbricato industriale che è stato danneggiato dal terremoto del 2012. L'edificio è un edificio industriale e per volere della committenza è stato eseguito mantenendo le caratteristiche dal punto di vista della forma e dell'organizzazione interna che aveva precedentemente del terremoto. E l'opportunità di realizzare questo edificio da nuovo ha permesso di raggiungere elevati livelli energetici. L'edificio è in classe A, è stato realizzato, la struttura è una struttura metallica con ampie luci e in particolare si è adattato la struttura metallica a quelle che erano le vecchie fondamenta esistenti del vecchio edificio che non avevano avuto problemi a seguito del terremoto. All'interno dell'edificio è utilizzato per la realizzazione di passamaneria per abiti, quindi le persone che lavorano all'interno hanno comunque un lavoro di tipo, anche se è artigianale, ma è abbastanza sedentario. Ci sono dei telai dove vengono realizzate questi ricami, pizzi, e per cui si è dotato l'edificio del riscaldamento a pavimento a bassa temperatura che è prodotto da una pompa di calore che nelle stagioni più fredde è aiutata da una piccola caldaia da riscaldamento. L'edificio è dotato di pannelli solari fotovoltaici e pannelli solari termici, per cui tutta l'energia che viene consumata dall'impianto di riscaldamento viene prelevata dall'impianto fotovoltaico. La stessa tipologia di impianto, il riscaldamento a pavimento, nel periodo estivo viene utilizzato per raffrescare la massa e rendere quindi vivibile anche senza l'impianto di condizionamento e la struttura. Oltre a questo esistono dei lucernai che sono stati orientati in maniera tale da garantire una ventilazione naturale. Perfetto.